La sindrome del conflitto sottacromio-coracoideo è una sindrome caratteristica degli sport dove l'atleta compie dei movimenti con i bracci in elevazione sopra l'altezza della spalla, in intra o in extra rotazione, caratteristica della palla a nuoto, della palla a volo e così via. Questo tipo di bendaggio che vi presento è un bendaggio composto da 3 ventagli. Adesso vediamo la partenza di questi 3 ventagli tenendo presente come punto di repere l'acromio nel processo coracoideo. Il primo ventaglio partirà sotto la clavicola e il secondo ventaglio partirà appena al di sopra della spina della scapola in modo simmetrico, mentre il terzo ventaglio partirà con la base da D9, quindi all'altezza inferiore della scapola, e avrà uno svolgimento verso la parte anteriore. Questo bendaggio che stiamo per realizzare è un bendaggio che ha un'azione decompressiva e si compone da 3 ventagli. Il primo ventaglio, composto da 5 rami, parte dalla zona della spina della scapola e si proietta verso la parte anteriore coprendo tutta la zona. Per avere un'azione decompressiva applicheremo il nastro in posizione d'allungamento e prenderemo ogni ramo del ventaglio a tensione 0 e cercheremo di andare a coprire tutto lo spazio della spalla. Ecco, la cosa fondamentale sicuramente è quella di non tirare il nastro, perché l'azione decompressiva verrebbe annullata dalla tensione che viene applicata nel nastro. Quando si arriva all'applicazione del terzo ramo del ventaglio, ci accorgiamo che la cute in questa zona non è in allungamento, quindi attiviamo bene il nastro e facciamo cambiare posizione al paziente portando il braccio in posizione neutra e ci accorgiamo subito già dell'effetto delle grinze, perché le grinze già si formano. Questi 2 rami del ventaglio vengono applicati con una posizione di questo genere e andiamo nella parte anteriore della spalla, quindi nella parte anteriore del deltoide. Attiviamo bene il nastro e siamo già pronti per mettere il secondo ventaglio. Adesso applichiamo il nastro nella porzione anteriore appena sotto la clavicola, quindi applichiamo la base e andiamo ad applicare i rami del ventaglio. Anche in questo caso metteremo in allungamento la parte, quindi faremo posizionare il braccio verso dietro e senza tirare, quindi sempre a nastro a 0 tensione, applicheremo le ali del ventaglio, quindi cercheremo di coprire tutto lo spazio dell'articolazione cercando di avere massima cura nel non tirare il nastro. Adesso qui siamo al terzo ramo del nastro e ci accorgiamo del ventaglio e ci accorgiamo che questa zona è in accorciamento, quindi dovremo cambiare la posizione. Attivo bene il nastro, dopodiché cambio la posizione e la metto in posizione neutra. Già si possono cominciare a vedere le grinze che ci danno l'idea di come il nastro sta avendo un'azione decompressiva. Applichiamo l'ultimo ramo del ventaglio, sempre senza tensionare, e abbiamo una copertura dell'articolazione con un'azione decompressiva dichiarata dal fatto che abbiamo le grinze. Adesso il terzo nastro partirà da dietro. L'applicazione del terzo ventaglio, la base parte a livello di D6 circa e applicheremo sempre il nastro cercando di non toccare mai la colla e faremo mettere il paziente in una posizione col gomito flesso a 90 gradi, sempre per cercare di stirare la cute. Senza toccare la colla andremo ad applicare sempre con il nastro a 0 di tensione e andremo a coprire tutta la parte della spalla dove già siamo passati con i primi 2 ventagli.
La cosa fondamentale è evitare la tensione del nastro, perché se tiriamo il nastro annulliamo l'azione decompressiva del nastro stesso. Copriamo più possibile la superficie del corporea. Adesso applichiamo l'ultimo, come vedete si cerca di non toccare mai la colla. Si attiva bene il nastro perché si scalda e avremo la massima adesività e possiamo già avere le grinze e quindi l'effetto decompressivo. Ok, adesso il bendaggio è ultimato, attiviamo ancora bene il nastro e possiamo vedere le grinze che si formano. Queste ci dimostrano come questo bendaggio ha un'azione decompressiva su questa patologia. Questo bendaggio è indicato in fase riabilitativa quando l'atleta è a riposo per migliorare lo smaltimento dei liquidi infiammatori e per abbassare il tono muscolare, sempre in stretta collaborazione con il medico specialista.